Ma lei è Paul Newman? Ma no, io... Sì, è Paul Newman! No! Marlon Brando! Ah, no, no! Jack Lemmon! No, guardi, io sono il doppiatore di tutti questi attori. Sono Rinaldi. Potevo batterlo quel teppista, batterlo a freddo, non avrebbe mai capito. Ma dovevo farglielo vedere. A quel cialtrone, a quei delinquenti, com'è una partita quando è giocata, quando è bella davvero. E quando succede a me è una cosa fantastica. Mi sento come... come può sentirsi un fantino sul suo cavallo con quella carica di energia stretta fra le ginocchia. Qualcosa di grande quando sei bravo e lo sai che sei bravo. A un tratto sento il braccio che mi si scioglie e la stecca è come una parte di me. Sai, sembra viva, ha i nervi dentro, un pezzo di legno con dentro i nervi. Senti gli schiocchi delle biglie. Non serve guardarle tanto, lo sai. Sì, fai dei gran tiri che non ha mai fatto nessuno. Giochi quella partita come... come non l'aveva mai giocata nessuno. La scuola è finita, Miss Clara. Le serrande sono chiuse, è notte. Non la vede nessuno se fa uno sbaglio. Si tolga questa roba, Miss Clara, perché ora io la bacio. Le farò vedere quanto è semplice. Soddisfi me e io soddisferò lei. Io so cosa la scombussola. Sono quei ragazzi che gridano per Yula ogni notte. È Yula coi capelli scarmigliati. E Jody a petto nudo che le corre dietro. E suo padre a 60 anni che se ne va a trovare la sua amante. Se lo dico io, che accidenti importa? Tu mi avevi detto che sarebbero arrivate alle 7:30. Tu saresti tornato alle 7. Mi avresti aiutato con gli antipasti e alle 7:30 loro venivano. Si beveva qualche aperitivo e alle 8 ci saremmo messi a tavola. Beh, ora sono le 8 e la mia cena è pronta. Il polpettone è cotto. E se non lo mangiamo entro 15 secondi, il polpettone ci rinsecchirà tutto. Mi è andata bene a farlo essere pronto per le 8. Ecco. Ora come faccio? Ma fallo tu un polpettone per 4 persone che arrivano con mezz'ora di ritardo. Fammi. Miss Morrow, il mio nome è Brad Allen. Sì? Vorrei avvertirvi, se ancora non lo sapete, che potete chiamarmi direttamente al 793. Quindi, se avete altri reclami da fare, non avete altro che da telefonare e lamentarvi direttamente. Siete acida come ogni donna che vive sola, suo malgrado. Se il vostro letto non ha niente da raccontare, non è colpa mia, sono vostri problemi d'alcova. Non ho problemi d'alcova. No, no. Miss Morrow, voi pensate sempre solo a quello? Mi sa dire dove si trovava la notte del rapimento? Dormivo nella mia stanza, signore. Dormiva nella sua stanza. Lo può dimostrare? No. Prenda nota, sergente. C'è nessuno nascosto nel buio? Dimmi un po'. Se non vado errato, questa sarebbe la... la palestra, dico bene? Dice bene, signore. Sì, l'avevo notato. Mi ricorda la mia giovinezza all'Accademia della Sûreté. Voilà le parallele. La mia specialità. Io ero una promessa in atletica, sai? Sì, sì. Ero chiamato il solista delle parallele. Come si chiama? Io sono Shark, il giardiniere. E che cosa fa? Faccio il giardiniere. E allora perché non me l'ha detto subito? Ma gliel'ho detto. Guardi, non faccia il finto tonto con me, eh? Se lei mi insulta, io le dirò dolcemente che cinguetta con la grazia di un usignolo. Se aggrotta il viso, io le dirò che è fresca come una rosa mattutina bagnata di rugiada. Se sta muta e rifiuta di parlare, mi complimenterò per il suo spirito e per l'arguta persuasiva eloquenza. Se mi mette alla porta, io la ringrazierò come se mi pregasse di star con lei per un mese. Se poi rifiuta le nozze e mi respinge, io fisserò il giorno in cui firmiamo il contratto e ci sposiamo. Io non voglio vendicare il mio figlio ucciso. Ed è per egoismo che rinuncio. Un altro mio ragazzo ha dovuto lasciare questo paese per via di quella storia di sollozzo. E ora stiamo cercando il modo di farlo rimpatriare in tutta sicurezza, libero da quelle false accuse. Ma io sono superstizioso, sapete. E se gli capitasse un incidente o se pigliasse una palla nella testa da parte di qualcuno della polizia, o se lo trovassero impiccato nella sua cella, e perfino se fosse colpito da un fulmine, qualcuno dei presenti ne sarebbe responsabile.
E allora io non perdono, ma tolto questo, ve prometto e vi giuro, sulla testa dei miei nipotini, che non sarò io il primo a rompere la pace stipulata oggi. Luzza mi vuol bene, e anche Bic non si arrabbia più quando io gli do del tu. Beh, questo però non significa, malgrado tutto, che i Benedict siano disposti a dividere la loro torta con me. Lei è un ragazzo strano, Jack, ma simpatico. Lo è anche lei. E lei è anche la più bella donnina che abbiamo visto da queste parti in tanto tempo. Sicuro. Penso che donne come lei siano rare. Oh, grazie, Jack. È un bellissimo complimento. Stasera dirò a mio marito che ho la sua approvazione. No, è meglio di no, cioè, ecco, no, io, no, non glielo dica. Il fatto certo è che lui non parlerà. Il suo nome era Scarn, Ernie Scarn, un tipaccio che avrebbe rubato persino in tasca un morto. Siamo stati insieme in prigione. E per quale motivo? Rapina in banca. Io e altri due scalmanati, tutti ribaldi e pazzi e pieni di vento. Loro sono morti. Io me la cavai con una palla nella gamba e 5 anni. 5 anni in prigione ti fanno riflettere. Sapete, la gente più pericolosa è quella che non sa trarre profitto dai propri errori. Come voi. Ti do il mio numero. Ho 500 persone a mia disposizione, 1000 se mi servono. Tu chiamami a questo numero, se puoi, per le 8:30. O appena scopri che cos'è che vogliono che tu faccia. Io aspetterò. Raymond. Ricordati, i fili sono strappati. Non ti possono toccare più. Tu sei libero.